Vengo da tutto il mondo e non so di dove né dove vado. Così si presenta il Cavaliere Errante nel primo poema cavalleresco italiano, Il Guerin Meschino, composto da Andrea da Barberino nel 1400 e che narra le gesta di un giovane cavaliere senza patria e senza famiglia alla ricerca della Sibilla e delle proprie origini tra queste montagne. Dentro la montagna è vuota. Attraverso la grotta, prossima alla vetta, si entra nel meraviglioso mondo della Sibilla. Chi osa penetrarvi può sostare un anno intero e godersi gli innumerevoli piaceri di questo paradiso sotterraneo abitato dalle fate, regno di una maga, colmo di delizie. Ma chi si attarderà ad uscire, avvinto dagli incantesimi della Sibilla, dovrà aspettare il giudizio universale. Negli sterminati giardini della maga, nella vertigine dei suoi abissi, egli doveva conoscere ancora tutte le tentazioni. Se va nel mondo orribili prove d'inferno, tutte erano concentrate nella caverna della Sibilla. Fu provveduto di candele e pietra focaia, ebbe anche una spada, ed entrò. Questo era l'accesso al regno della Sibilla, una grotta che si apre su una montagna particolare perché appare cinta da rocce. La grotta proseguiva, perlomeno per quanto documentato, almeno per una ventina di metri nel sottosuolo. C'era una stanza piuttosto ampia con dei sedili intagliati tutti intorno, non si sa bene da chi furono intagliati. Ciò che rimane della grotta è profondo 4 metri. Un tempo la grotta si estendeva per una ventina di metri. Qui sopra di me avevamo il soffitto che arrivava fino in quel punto. La grotta non era soltanto questa, ma proseguiva certamente in profondità, poiché 7 metri sotto i miei piedi si trova un cunicolo con dei gradini interrati che proseguono appunto in questa direzione. È un'ulteriore prova che dentro esiste una grotta oltre la frana, per il fatto che qua d'inverno con 2-3 metri di neve si forma un grande buco da cui esce una sensibile corrente d'aria calda. VR. Le iniziali di un nome, VR, e una data, 1378, resistono all'imbocco della grotta. Non sappiamo se l'incisione è autentica, ma anche se questo graffito non ci fosse, è noto che i Monti della Sibilla erano già nel Medioevo una meta d'obbligo per i cavalieri erranti. Ma il viaggio sacro d'onore e d'avventura, il cavaliere lo compiva in solitudine. Solo, tra le montagne misteriose e inaccessibili, aveva l'occasione concreta per dimostrare il suo coraggio e la sua forza. Freddo, fatica, pericoli, tutto doveva essere vinto, perché di fronte alla natura non ha importanza né il nome né la ricchezza. Oggi tutto questo è chiamato con altri nomi, ma forse i desideri e i sentimenti più profondi sono gli stessi. Giuseppe Antonini, guida speleologica, esplora la forra della Sibilla, controllando gli ancoraggi di sicurezza sul percorso dove condurrà i suoi allievi in una emozionante avventura. Le forre sono colatoi naturali di torrenti verticali. L'acqua che percorre queste gole, consumando la roccia, ha formato dei veri e propri salti che raggiungono i 50 metri. Adesso è asciutta, ma nella tarda primavera si formano vere e proprie cascate, ideali per il torrentismo, uno sport emergente a contatto con la natura più segreta. Profonde valli all'interno e terribili precipizi dei quali non scorgeva il fondo.
La Forra della Sibilla è uno dei rami risorgivi del fiume Tenna, che nel suo corso iniziale percorre la gola dell'Infernaccio. A parte il nome, è facile immaginare il timore che dovevano incutere questi luoghi nel temerario viaggiatore del Medioevo. Il volto di una Sibilla riemerge dal passato, nel restauro della chiesetta di Santa Maria in Pantano, che la gente chiama ancora Santa Maria delle Sibille. Gli affreschi del XV secolo che la decorano affiancano alle scene della vita di Maria quattro grandi Sibille, ritratte nella loro veste originaria, non fate tentatrici, ma donne sagge, in possesso dei libri che conoscono tutte le risposte alle domande degli uomini. Costruita intorno al 780 ai piedi del Monte Vettore, deve il suo nome a una fonte di acqua pura che è stata probabilmente la causa della sua ubicazione. Dal Medioevo ai secoli successivi, questa chiesa era un sicuro rifugio su una delle vie storiche di transito dell'Appennino, il sentiero dei mietitori, percorso dai contadini che camminavano di notte e mietevano di giorno, seguendo il ciclo di maturazione del grano dalle zone basse a quelle alte. Ma questa terra libera era attraversata anche da carovane di irregolari, maghi veri o presunti, alchimisti, mercanti che non volevano pagare i pedaggi sulle vie di fondovalle, giovani in cerca di avventura, gente che, senza saperlo, rappresentava il nascere di una cultura nuova, più illuminata e più libera. Le gesta del guerrin meschino non erano conosciute soltanto dai letterati, ma anche dalla gente semplice, perfino dai pastori. La Sibilla non era poi così misteriosa. Quivi soggiornano i diavoli et danno risposta a chi li interroga. Il sacerdote domenicano Leandro Alberti, nel 1557, descrive così l'atmosfera del lago di Pilato, una reliquia glaciale sotto il Monte Vettore. Nel XV secolo il lago era diventato un vero e proprio santuario nero in cui alchimisti e negromanti di ogni paese consacravano i loro libri di magia. La gente aveva paura di avvicinarsi alle sue sponde, anche perché all'ingresso della valle le autorità religiose avevano eretto una forca. Il pizzo del diavolo domina le acque in cui si troverebbe, secondo la leggenda, il corpo di Ponzio Pilato, portato fin qui da una coppia di bufali impazziti. In effetti, un diavoletto qui c'è sempre stato, ma è innocuo. Si tratta del chirocefalo del Marchesoni, raro crostaceo planctonico endemico, lungo meno di un centimetro, presente esclusivamente in queste acque fin dalla preistoria. Quando durante l'estate il lago si prosciuga, assumendo la caratteristica forma ad occhiale, il chirocefalo crea attorno a sé una cista resistente che lo protegge fino al successivo riempimento. È sopravvissuto a migliaia di siccità, ma potrebbe non sopravvivere alla curiosità a volte troppo invadente degli umani. Per questo oggi è la specie più protetta del Parco Nazionale dei Sibillini. Un nibbio bruno. Nel parco vivono più di 150 specie di uccelli, 90 delle quali nidificanti. Il canto di una specie si differenzia tra maschio e femmina, dipende dalle stagioni, dallo stato d'animo. Serve a cercare un partner, a segnalare il pericolo o il cibo. Anche solo il semplice ascolto può fornire informazioni preziose sulla fauna presente in un determinato habitat. Due agenti del Corpo Forestale dello Stato ascoltano attentamente i rumori di un bosco. Siamo alle falde del Monte Cardosa. Francesco Renzini, ornitologo, e Daniela Cabili sono due dei 40 tra naturalisti e volontari impegnati a creare il primo atlante ornitologico delle specie nidificanti nei Monti Sibillini.
La superficie del parco è stata suddivisa in circa 200 quadranti per rendere più preciso il monitoraggio. L'ornitologo ha un metodo semplice ma efficace per prendere appunti sul canto degli uccelli, in attesa di verificarne poi l'esattezza, confrontandoli con suoni campione già registrati. Il vento soffia impetuoso sui pantani di Accumoli, una zona di doline al confine tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga. Gli specchi d'acqua, a volte comunicanti tra loro, sono un ideale alpeggio estivo per gli animali allevati allo stato brado. A luglio le loro acque si tingono di rosso per la presenza di un'alga. Dove un tempo, sul cippo di confine, finiva lo Stato Pontificio e iniziava il Regno di Napoli, oggi c'è il simbolo del Parco Nazionale. Se in Italia ogni area protetta è diversa dalle altre, per le sue caratteristiche e i suoi problemi, allora qui siamo nel Regno dell'Armonia. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, istituito nel 1993, con una superficie di 71.500 ettari, è un esempio di convivenza e di equilibrio. A cavallo di tre province, Macerata, Ascoli, Perugia, rappresenta ancora oggi un crocevia di territori diversi e di interessi contrastanti. I pendii di bassa quota di ogni spartiacque sono abitati. Visso, Norcia, Arquata del Tronto, Monte Monaco, Acqua Canina, Monte Fortino, gli antichi borghi ricchi di storia. Non c'è sapienza senza un po' di pazienza, recita un motto scolpito sulla facciata di una casa a Montegallo, sul versante ascolano. Proprio alle falde del Monte Vettore, il calcare dei Sibillini cede il posto alla pietra arenaria, una roccia tenera, adatta ad essere lavorata. Il signor Ignazio, alla tenera età di 83 anni, ha deciso di apprendere l'arte dello scalpellino e, a giudicare dai risultati, sembra che ci sia riuscito piuttosto bene. Il suo lavoro si ispira alla tradizione locale delle epigrafi e dei simboli che già dal Medioevo ornavano le facciate delle case. Le antiche stelle rosette sulle vie dei cavalieri erranti si confondono con i bassorilievi moderni. Gli stessi simboli si ripetono nel tempo, diversi soltanto nella data di fabbricazione. E così il tempo sembra un soffio, come una nuvola passeggera. Quando la neve si scioglie, l'acqua di fusione scorre nei prati, allagando il più esteso ed elevato bacino montano d'Italia, il Piano Grande di Castelluccio. La perfetta distesa di terreno soffice e fertile trae origine dal fondo di un antico lago ed è incisa fino all'estremità meridionale da un solco, il Fosso dei Mergani, che con l'andare del tempo ha raggiunto i 20 metri di profondità. Qui l'acqua viene drenata e attraverso un inghiottitoio naturale è nuovamente raccolta dalla montagna per essere ceduta, 1000 metri più in basso, nelle risorgive del piano di Santa Scolastica, alle porte di Norcia. Ma intanto, nella grande prateria imbevuta di acqua, nasce per primo il narciso selvatico. Il suo intenso profumo lo rende troppo desiderabile, per questo
il narciso dei poeti è una specie protetta. Più avanti nella stagione e più in alto, il bianco lascia il posto ai colori forti della primavera inoltrata. Ecco una campanula agglomerata, un soffice tappeto di timo, le rare genziane con il loro azzurro intenso, le corolle rosse del giglio di San Giovanni, l'astro alpino, la peverina, l'arnica e tanti altri. Da queste parti si produce un formaggio profumato e dal sapore inconfondibile, che chiamano fiore, perché ricavato dal latte delle pecore che pascolano nei prati primaverili, ricchi di erbette saporite e fiori d'ogni specie. È il momento giusto per far salire le greggi in montagna. Oggi l'allevamento degli ovini attraversa una crisi difficile. E il mestiere del pastore, da sempre ricco di sacrifici e povero di soddisfazioni, rischia l'estinzione. Nel tentativo di sopravvivere, gli allevatori puntano su greggi numerose formate da pecore di razza indefinita, la cui unica qualità sia la produzione abbondante di latte. Ma sui prati d'altura intorno a Visso e a Preci si può ancora incontrare qualche piccolo gregge di una razza speciale. Sono esemplari dal bello folto e scuro. La testa è grande e ben disegnata. Le pecore più giovani sono caratterizzate dalla tipica bardella sulla schiena, risultato di un'antica tecnica di tosatura incompleta che ogni pastore conosce bene. E per proteggere in caso di un'intemperie, no? Appena tosate, gli servirebbe per una protezione ai reni. Che se le piace un maltempo, diciamo un giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo la tosatura, gli potrebbe provocare danni alle reni. E allora qualsiasi bestiola che non ha compiuto un anno gli si lascia questo qui. Queste pecore discendono dalla cosiddetta sopravvissana, una varietà ottenuta nel Settecento dall'incrocio di esemplari autoctoni di razza appenninica con pecore merinos. È un animale forte, compatto e resistente, che un tempo era ricercato sia per la carne che per la lana e per il latte. Ma oggi che la lana non è più remunerativa, la pecora sopravvissana è quasi scomparsa, anche se ci sono dei progetti, poco più che dei sogni, di reintroduzione. L'estate arriva tardi, alle quote più elevate. Quando in pianura il paesaggio è già arido, in montagna esplodono i colori. È quella che qui chiamano la fiorita. Forse non c'è un altro posto dove si vedono così tanti fiordalisi tutti insieme. Su questi campi l'uso di concimi chimici e diserbanti è ridotto al minimo e i laghetti di fiori blu ne sono la testimonianza. Il piano grande di Castelluccio si illumina di giallo. Il paese appare in lontananza, appollaiato su un colle a 1452 metri d'altezza. È il più alto nucleo abitato permanente dell'Italia centrale. L'ultima domenica di giugno si festeggia la fioritura delle piantagioni di lenticchia per propiziare il raccolto. Per un giorno, cavalli, tende, camper, deltaplani, parapendii, biciclette, un caos colorato e tranquillo di umani che festeggiano il lavoro di questa piccola comunità.
Ciascuno porta la sua passione, la sua allegria e il suo piccolo contributo di leggerezza. È il momento magico per volare. I moderni cavalieri erranti tornano per provare il loro coraggio. Cavalcano il vento con le ali del progresso, ma ultraleggere. Volatili italiani, ma anche tedeschi, francesi, austriaci. In tutta Europa, Castelluccio di Norcia è conosciuto come uno dei migliori campi naturali per il volo libero. I venti sono ideali per prendere quota e i prati privi di ostacoli, facili per gli atterraggi. Questo parco ha spiccato già il volo e la sfida si è spostata su un altro terreno per riuscire nella difficile arte di sfruttare i tesori della natura protetta senza distruggerla. Quando arriva la prima neve, a Castelluccio le lenticchie raccolte ed essiccate vengono setacciate e passate a dito, come si faceva una volta. La lenticchia di Castelluccio è piccola, pregevole per caratteristiche organolettiche, resistente ai parassiti, di facile cottura. Ora è anche a denominazione di origine controllata e gode dell'immagine riflessa del parco come garanzia di genuinità. Verrebbe quasi da pensare che il parco sia nato spontaneamente dai desideri di gente semplice, non avida di speculazioni e saccheggi del patrimonio ambientale. Ma non è così. Come quasi tutti i parchi italiani, anche quello dei Monti Sibillini è il frutto di una lunga battaglia e di un grande lavoro di sensibilizzazione. Non sono lontani i giorni dei progetti faraonici e assurdi come strade e impianti di sci su pendii valangosi, cave di travertino tra i boschi di foce o tunnel sotto la Val di Bove. Come sarebbero state queste montagne senza l'impegno di un gruppo di irriducibili innamorati della natura che a metà degli anni 70, da semplici frequentatori di sentieri, diventarono guerrieri della protezione ambientale? L'ottavo Commiliter aveva deciso nell'81 di trasformare il poligono di tiro occasionale che era a Foce in poligono di tiro permanente. Questo permanente a noi ci allarmò e incominciamo a fare la guerra ai militari. Tutta questa vallata sarebbe stato un deserto, assolutamente un deserto. Qui sicuramente non ci sarebbe venuto più l'uomo, ma non ci sarebbero stati neppure gli animali. Per fortuna le cose sono andate diversamente. Un'aquila vola sulla corona del Monte Sibilla, sopra le nostre teste, libera e inconfondibile nella sua eleganza. Il cavaliere errante, venuto fin qui per trovare il senso della sua vita, sceso negli abissi della grotta, si annoiò persino delle fate e volle uscire all'aria aperta per respirare a pieni polmoni. Forse è solo quest'aria pura che ha stregato gli uomini e questa natura indomabile è la sola realtà. Il vero paradiso della Sibilla. Tutto il resto sono leggende.